Ben trovati a questa nuova edizione del Senior TG, vediamo i titoli. Firmato a Roma il contratto collettivo nazionale del comparto sanità. Tumore del polmone, ogni anno 41.000 nuovi casi in Italia. Neuromodulazione, cos'è e quando utilizzarla? Prima domenica del mese, musei e parchi archeologici gratuiti in tutto lo stivale. 175 euro al mese in più per 550.000 sanitari, turni più flessibili e riclassificazione del personale. Queste alcune delle novità introdotte dal contratto collettivo nazionale del comparto sanità firmato a Roma con i sindacati. Si dice soddisfatto per il contratto il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che assicura porterà aumenti agli stipendi, arretrati e indennità Covid agli infermieri. Il 67% degli italiani dichiara di sapere poco o nulla del tumore del polmone. Ogni anno però ne vengono diagnosticati 41.000 solamente in Italia. Il 10 e 11 novembre si terrà al Milano Luis Saab un evento promosso da AstraZeneca per aumentare la consapevolezza su questa tematica con oncologi, pneumologi e associazioni dei pazienti. La neuromodulazione è una tecnica di stimolazione dei nervi utilizzata nel momento in cui le terapie convenzionali non fanno più effetto. Ci spiega di cosa si tratta Marzio Zullo, presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Urologia Ginecologica. I neuromodulatori sono degli apparecchi, dei device, molto piccoli. Sono legati a degli interventi comunque mini-invasivi in anestesia locale e sono essenziali per alcune patologie urinarie. Esempio, nella donna, soprattutto, la ritenzione urinaria difficilmente può essere risolta con dei farmaci e in questo modo vengono utilizzati questi apparecchi che usano delle correnti che devono essere intese come qualcosa di estremamente lieve come sensazione e fondamentalmente viene rimodulata la funzionalità della vescica stessa. In questa maniera c'è una percentuale intorno al 70-80% che non avrebbe soluzioni, che invece in questo modo può risolverle. Torna questo 6 novembre la domenica al museo, che ci permetterà di visitare gratuitamente i musei e i parchi archeologici statali in tutto lo stivale. Si rinnova infatti, come ogni prima domenica del mese, l'appuntamento che promuove cultura e arte. Per conoscere le strutture coinvolte si può consultare il sito www.cultura.gov.it/domenicalmuseo. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06 62 27 4404, Senior Italia Federazioni prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.